che pure spera di ingannare. Violetta! Spesso il nemico. Fatti sentire. Mi saranno battuti da altri uomini più audaci. Scatena dentro su sulle rete. E per paura! Chiude gli spazi al cielo, all'aria. E gli stenti fabbrica. Che un giorno saranno scoperchiati da altre orde d'uomini affamati. Senza accorgersene, diventa terribile a se stesso. Ok, un attimo, quest'ultima pausa. Tetti su tetti fabbrica, che un giorno saranno scoperchiati da altre orde d'uomini affamati. Diventa terribile a se stesso. Attenzione adesso, movimento, via, vediamo che succede. Un cartello per la pace a un'anziana di 80 anni. È stato bombardato di tutto nel paese. Pensate di essere madri in fuga con i bambini in questo momento, di punto in bianco. Solo una settimana fa, di notte, inizia l'attacco. Chi ha potuto si è immesso immediatamente in macchina, in viaggio, e gli altri poi a ruota. E questo ha rivelato l'aspetto assurdo di questa guerra. Abbiamo visto in questa situazione i ragazzi che sono stati sbattuti a combattere in questa guerra, come in tutte le guerre che hanno la loro assurdità, come dicevano i classici, sta nel fatto non aveva senso in Ungheria, non aveva senso a Praga, a seconda a chi appartengono ovviamente. Vi ringrazio per essere qua e per essere tanti. Pensate già. Vuoi dire qualcosa? Appelliscono i figli, ma in realtà potremmo migliorare, integrare questa frase, perché sono i padri che mandano a morire i figli, e questo è assolutamente scellerato e criminale.